Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Continuiamo le avventure con The Last of Us e facciamo un po' di pausa da GTA 5. Buona visione, ciao ciao. L'autunno. Contea di Jackson. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo. Pista morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Cosa è successo tra voi? Che vuoi dire? Non si è consentito che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Lo scopriremo presto. Andiamo avanti. Quella lì è una centrale idroelettrica. Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. Senti, so cos'è, ma non come funziona. E come facciamo ad attraversarlo? Va bene. Riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Troverò qualcosa. Tienti forte. Thank you.
Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Dai, girala. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Che squadra. Sì. Lo so, anch'io. Giuro che sparo al prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa, li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Earl. Sì? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio.
Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettatemi. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma il mondo in cui viviamo... Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Ehi, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia. Sei. È utile averlo in giro. I due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo.
sinistra! Attenzione! Ok, bene. Passala, direttamente. Bene, va bene. Non mi è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo. Ok, pronti. Pronti? Avanti, vai. Ci siamo. E vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ottimo lavoro, ragazzi! Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. Davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Bene ragazzi, questo gameplay finisce qua. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA. Sì.